Nell'esercizio di questo video andiamo a calcolare la derivata direzionale della funzione f di x, y, definita come x quadro meno y, che moltiplica e alla xy meno 2, rispetto al vettore v di componenti meno 1, 1 e calcolata nel punto P di coordinate 0, 0. Allora, dalla teoria sappiamo che la derivata direzionale rispetto al vettore v, quindi la derivata direzionale rispetto al vettore v della funzione f calcolata in un punto p qualsiasi è data dalla seguente formuletta, ovvero il prodotto scalare del gradiente di f calcolato in p e v tilde, dove v tilde è semplicemente il vettore che ha lo stesso verso e la stessa direzione di v ma norma 1, quindi è definito come v diviso norma di v. Dunque, per calcolarci la nostra derivata direzionale, dobbiamo prima andarci a calcolare v tilde, poi dobbiamo andarci a calcolare il gradiente di f nel punto P, nel nostro caso il punto P di coordinate 0, 0, e infine calcolarci questo prodotto scalare. Allora, iniziamo a calcolarci la norma di v. La norma di v è la norma del vettore di coordinate meno 1, 1, ovvero è la radice quadrata di meno 1 al quadrato, la prima componente al quadrato che fa 1, più la seconda componente al quadrato che fa sempre 1, ovvero vale radice di 2. E questo ci dice automaticamente che il vettore v tilde è uguale a v diviso radice di 2. Ora dobbiamo calcolarci il gradiente di f nell'origine. Per calcolarci il gradiente di f nell'origine dobbiamo calcolarci le derivate parziali, perché il gradiente è il vettore che ha come prima componente la derivata parziale rispetto alla x e come seconda componente la derivata parziale rispetto alla y. Scriviamolo. Gradiente è la derivata parziale rispetto alla x di f nell'origine, virgola derivata parziale rispetto a y di f nell'origine. Quindi 1. Derivata parziale di f, diciamo rispetto a x di f nell'origine, beh, da cosa è data? Quando deriviamo rispetto alla x, noi teniamo y costante, ma siccome poi vogliamo calcolare questa derivata al punto 0, 0, la y la teniamo costantemente uguale a 0. Quindi quello che voglio dire è che questa qui altro non è che la derivata, diciamo rispetto alla x della funzione f calcolata in x0, quindi x,0, tanto la y noi la trattiamo come una costante, quindi diamogli direttamente il suo valore. E poi però dobbiamo calcolare questa quantità in x uguale a 0, perché vi ricordo che noi vogliamo calcolare la derivata parziale nell'origine, quindi anche quando x uguale a 0. Ora, quindi questa qui è la derivata di quale funzione? Se andiamo a sostituire y uguale a 0, quello che otteniamo è qui, quindi f di x0. Se andiamo a sostituire y uguale a 0, otteniamo x alla seconda che moltiplica e alla meno 2. Facciamo anche l'altro caso, f di 0y, quanto fa? Quindi se andiamo a sostituire x uguale a 0, stavolta otteniamo meno y che moltiplica di nuovo e alla meno 2. Quindi la derivata rispetto a x della funzione f di x0 è la derivata della funzione f di più x alla seconda per e alla meno 2, e poi questa derivata dobbiamo calcolarla in x uguale a 0. E quindi, che cosa? La deriva e alla meno 2 è una costante, quindi questo qui sarà 2x e alla meno 2, poi calcolato in x uguale a 0, e quindi fa 0, perché fa 2 per 0 per e alla meno 2. Mentre, punto 2, proprio sotto, la derivata rispetto a y di f in 0, 0, altro non è che la derivata della funzione 0, y. Qui tengo la x costante, la tengo direttamente costantemente uguale a 0, perché tanto poi voglio calcolarla in x uguale a y uguale a 0, e poi devo calcolare tutto però in y uguale a 0. Quindi questa qui è la derivata della funzione meno y e alla meno 2, calcolata però in y uguale a 0. Se deriviamo questa funzione, quello che otteniamo è meno e alla meno 2, calcolata in y uguale a 0, ma meno e alla meno 2 è una costante, non dipende da y, quindi quello che otteniamo è meno e alla meno 2. Conclusione: il gradiente di f nell'origine ha componenti 0, meno e alla meno 2. E quindi ora resta solo da fare il calcolo finale.
La derivata rispetto alla direzione v della funzione f nell'origine è uguale al prodotto scalare tra il gradiente di f in 0, 0 e il vettore v diviso radice di 2. Ora, per la proprietà di linearità del prodotto scalare, questo qui posso scriverlo come 1 su radice di 2. E poi prodotto che moltiplica il prodotto scalare tra il vettore 0, meno e alla meno 2 e il nostro vettore v, che vi ricordo, è la coordinata meno 1, 1. Meno 1, 1. E come per definizione prodotto scalare, questo qui è 1 su radice di 2 rimane fuori, che moltiplica la prima componente per la prima componente. Quindi 0 per meno 1 che fa 0, più la seconda componente per la seconda componente, meno e alla meno 2 per 1, quindi fa meno e alla meno 2. E quindi quello che abbiamo ottenuto è che la nostra quantità è uguale a meno e alla meno 2 tutto diviso radice di 2.